Vado. Non si poteva fare altrimenti che cominciare con la pace. Certo che per fare la pace bisogna essere in due, però, bisogna volerlo tutti. Comunque, a parte questo, lo spettacolo si chiama Cantautorante, volevo fare il piano bar. Allora, cantautorante perché io effettivamente sono un cantautore orante, un cantautore che racconta le sue canzoni un po' come il menestrello rinascimentale, un po' come il cantastorie del Medioevo. Ecco, questo facciamo, noi scriviamo canzoni, ogni canzone ha una storia, io la racconto, non facciamo solo canzoni nostre ma canzoni di cantautori, quindi vorremmo portare avanti la tradizione cantautorale italiana. Ed è chiaro che il sottotitolo... Mi hanno dato il microfono, quindi possiamo andare a casa.
Dicevo. Stiamo risolvendo. Abbiamo cominciato bene, no? Dai, bello della diretta, brava signora che fa l'applauso, brava signora. Ho detto, lo spettacolo si chiama Volevo fare piano bar, perché effettivamente io volevo fare piano bar. Ma perché volevo fare piano bar? Io come ormai non posso dire che i capelli mi tradiscono, ma la barba sì. Ormai sono passati tanti anni da quando abbiamo cominciato piano bar. Io ho cominciato che ero un ragazzino e io volevo fare piano bar, l'abbiamo fatto fino a poco tempo fa, oggi portiamo in giro questo show, ma lo volevo fare per una cosa molto semplice e molto banale. Perché di solito quelli che facevano piano bar erano quelli che piacevano. Piano bar, il fascino del pianista, quello che suona, quello che acchiappa, quello come si dice qua? Quello che acchiappa, come si dice? Acchiappa. No, magari avete dei termini che non conosco, acchiappa. Io volevo fare piano bar perché quello che... Chi fa piano bar è quello che di solito acchiappa e abbiamo cominciato a farlo. Il piano bar è una famiglia, chi fa piano bar è una storia, chi fa piano bar vive, si mette seduto a un pianoforte, come abbiamo fatto molti di noi, come facciamo molti di noi. E normalmente cosa succede? Succede che guardi la gente che si siede, la vedi, e normalmente quando vedi entrare una bella ragazza, no, cominci... Quando ti ho vista arrivare, bella così come sei, e lei si guarda intorno e dice, ma è per me? Però tu fai finta di niente, ammicchi, lei ti guarda, ma mentre entra lei ne entra un'altra dietro e tu ricominci. Quando ti ho vista arrivare, allora anche la seconda non capisce. Nel frattempo la prima ti guarda, comincia a guardarti male perché dice scusami, o hai sbagliato, può essere, o evidentemente fai il furbo. Ed è chiaro che facevamo i furbi, cioè, però questa canzone era la canzone che normalmente qualunque innamorato, dove vedevi la coppietta seduta nel tavolino, lui che la guardava, lei che guardava lui, soprattutto se erano freschi di fidanzamento, perché dopo andremo avanti anche sui fidanzamenti lunghi, c'erano freschi di fidanzamento, li guardavi, per cui lui arrivava, quelli un po' più abbienti addirittura ti allungavano le 50.000 lire, dicevano, quando poi mi la fai una canzone dedicata a lei, come si chiama? Dopo, fammela tu, falla, non ti preoccupare, ci penso io, e noi la facevamo. Quando ti ho vista arrivare, così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu ti accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera sempre. Mai anche se potrà finire
grazie. Oh, abbiamo fatto cadere anche il microfono. Le dica, signora, buonasera, ben trovata. Scusi? Là ci sarà, non si preoccupi, signora, assolutamente. Non si preoccupi, Lucio Dalla non mancherà. Ma siccome parliamo sempre di piano bar, come ho detto, questa era la cosa classica che capitava, no? Quindi ti trovavi le coppiette sedute di fronte, le guardavi, poi ogni tanto ti giravi e vedevi anche quelle che imbronciate, no? È capitato a chiunque di andare in un locale, non c'era feeling. Allora, una volta è capitata una cosa abbastanza buffa. Normalmente guardi le coppie, le vedi lui un po' sulle sue, vedi lei imbronciata col muso, lui che le parla e dice dai, certo, dai. E lei non vuole parlare, invece no, non era così. Capitò una volta esattamente il contrario. C'era lei che cercava di avvicinarsi a lui in qualche modo, lui totalmente imbronciato che non voleva, lei che cercava di provocarlo, di chiamarlo, di dai, e lui no. Allora ogni tanto anche i pianisti di piano bar si fermano, mi avvicino e li vedo, dico posso dedicarvi una canzone? L'idea era quello di cercare di riconciliare i due. E loro cominciano a parlare perché un po' ci sentivamo un po' come i confessori, no? Che quando fai il piano bar nei locali di solito lo fai per tanto tempo, rimani, diventi parte integrante dell'arredamento. Noi eravamo parte integrante dell'arredamento. Allora questo, ci avviciniamo a questo ragazzo mi parla, mi dice no, ma è colpa sua perché lei in realtà non mi dice più che mi ama. Allora, normalmente è il contrario, normalmente pensiamo che siano le ragazze, le donne, le nostre mogli, le fidanzate che... E lui se l'era presa perché lei non glielo diceva più. E su questa idea è nata una canzone che parla appunto di questo legame indissolubile, come spesso a volte, per non dire due parole, si rischia di rovinare una storia che invece meriterebbe di andare avanti. Pensare perché noi siamo
insieme le coppie. Non sempre ci si riusciva, ma ci si provava quantomeno. L'aria di mare che col sale secca la gola, eh? Poi c'erano le coppie, quelle invece un po' attempate, come noi, che le vedevi ancora innamorate, le vedevi tenersi mano nella mano, le vedevi chiacchierare con quell'entusiasmo che normalmente ci mettono quelli che sono insieme da poco. E ce ne sono tante, ce n'erano tante, ce ne sono tante in mezzo a voi, in mezzo a noi. E allora questa è stata fonte di ispirazione da buon cantautore, perché alla fine è ovvio che l'amore non ha età. Ci sono gli esperti che dicono che l'innamoramento duri un anno, 18 mesi, dopodiché passa. Chissà, io non credo che sia un tema che si possa dirimere scientificamente, ma di certo si vedono delle coppie, si vedono delle persone che, pur avendo qualche ruga in più, si amano, si tengono la mano, e noi, che siamo dalla parte di qua del palco, ce ne rendiamo conto ed è giusto omaggiarle così. Cerchio del piano bar, o meglio, chiudiamo il cerchio dei tavolini che erano di fronte del piano bar, perché poi a un certo punto vedevi anche le coppie che si rompevano. Però si sa che quando una storia finisce è difficile cancellare completamente quello che c'è stato, perché un pezzettino di cuore rimane sempre legato alla persona che abbiamo perso, con la quale abbiamo condiviso un pezzo della nostra vita. Quindi questa canzone si chiama Quel posto nel mio cuore ed era dedicata, l'ho scritta per tutte quelle persone che per un motivo o per l'altro si lasciano, hanno convissuto poco o tanto tempo, non è importante, si sono amate, hanno condiviso un pezzo di strada insieme e quindi hanno mantenuto quel pezzettino di cuore per quella persona che non c'è più, ma che comunque ha fatto parte della nostra vita. Thank you.
accetta come fosse l'ultima. E ancora un'altra volta mi ritrovo qua. Con la testa stretta fra le mani, appoggiata a queste mura. Solo questa volta sembra un po'. Si è alzata e mi hai guardato dritto in faccia. Ciò che ho detto sembra proprio non ti piace, ma sei sempre stata tu a dire quel che penso io lo dico. Non importa faccia mai di fastidio. C'è speranza, sì, era fatto di questi momenti, è fatto di questi momenti, ma poi a un certo punto la gente dice, oh, però va bene, insomma, è l'amore, quelle che entrano, sei arrivata, mi fa piacere, la ruga in più perché siamo anzianotti, è quello che si lascia, mo bro, se io dico Battisti, capire chi è che fischia. Mi piace però, Questo era un classico che
quando cominciavi la gente cominciava a muovere il piedino, no? Cominciava a muovere il piedino, e quando vedi uno che sotto il tavolo muove un piedino, comincia a battere le mani. Inseguendo una vita l'ora di un prato, un giorno che avevo detto il passato, quando già credevo di esserci riuscito, sono caduto. Thank you.
grazie. Bene, io piano piano ho iniziato ormai 35 anni fa e per 32 anni l'ho fatto con una persona che è stata al mio fianco, un chitarrista che io definivo il più grosso chitarrista dell'Emilia Romagna, non fosse altro perché era 1,98 m e pesava 240 kg. In realtà quando l'ho conosciuto 30 anni fa ne pesava 120, poi fino al 2020, purtroppo il Covid se l'è portato via, fino al 2020 sono passati 30 anni e mi ha fatto la media di 4 kg all'anno, 8 etti al mese, più o meno di crescita. Un grosso chitarrista, un uomo di grande spessore, ed è chiaro che quando perdi una persona con la quale hai condiviso 5 sera alla settimana, se non 6, quando hai condiviso 30 anni di musica, è come se perdessi un pezzo di te. Ed è chiaro che questo momento tenerezza, gli ho voluto scrivere una canzone che si chiama Ancora Insieme, perché sono convinto che abbiamo smesso di suonare di qua, ma torneremo a suonare dall'altra parte. E ve la voglio far sentire, questa è dedicata al grande Massimo Calanca, un musicista che ha suonato con tanti artisti a livello nazionale ed internazionale. Potrei raccontare aneddoti, perché 30 anni sono veramente lunghi. Ma, ed è quello per il quale poi è nato questo progetto, questo cantautorante, perché era un progetto che avevamo iniziato insieme, il Covid ci ha fermato. Oggi siamo qua, Max non c'è, abbiamo il grande Michele che ovviamente è un degno erede, in questo caso. La canzone si chiama Ancora Insieme.
andiamo? Fa piacere, tanto non è freddo, ci sta bene, tira del vento. I ragazzi sono abbastanza educati. Li hanno educati bene, dai. Poi c'è, che voi dovete pensare che quando si vede i concerti, no? Si vede questo palco, le luci, tutto il lavoro che c'è dietro, i fonici che montano. Ma sapete benissimo, quando frequentate ristoranti, pizzerie, locali, che ci sono tante povere persone come me, come lui, come ciascuno di noi, dico lui perché anche lui sono 30 anni che lo sopporto, che vanno a suonare e la difficoltà non è tanto nel suonare, perché suonare noi siamo musicisti, ci divertiamo. Il problema è quando monti e quando hai finito che sei stanco, che devi smontare tutto, caricare. E allora immaginatevi la scalinata del folklore. Quando abbiamo finito che dobbiamo smontare tutto, andare a prendere le macchine che non ce le hanno fatte lasciare qua. Questa è la parte negativa del piano bar, ma la parte positiva è che oltre a diventare i confessori delle nostre coppie che abbiamo di fronte, delle nostre compagnie, ogni tanto avete fatto caso che ultimamente va di moda che durante degli eventi, che sia il Super Bowl, che sia le Olimpiadi, che sia il balletto di bolle, si ferma tutto il mondo, si dà il microfono a qualcuno e c'è un lui che fa una proposta di matrimonio a una lei. Avete notato ultimamente che sta andando di gran moda? O l'ho visto solo io a telegiornale? L'avete visto durante il concerto di bolle, il balletto classico di bolle, che si è fermato e il primo ballerino ha chiesto alla prima ballerina: mi vuoi sposare? L'avete vista alle Olimpiadi il saltatore? L'avete visto, no? C'è qualcuno stasera che può sposare qualcuno? Io mi ero fatto il viaggio, dico dai che stasera abbiamo una proposta in diretta. La prossima canzone in realtà è una proposta di matrimonio. È una proposta di matrimonio che è una canzone che ho scritto apposta per tutti quelli che hanno voglia di chiedere a una lei di dire di sì. C'è una che ha alzato la mano, vuol sposarsi? No, vieni, se vuoi fare la proposta ribaltiamo i ruoli, dai. Se volete girarvi, è lei, la vedete, là dietro, alza la mano, fatti vedere, dai. Sì, va bene, ecco, lei lì, va bene, non c'è problema, dai. Io e te, questa è una canzone, è una proposta di matrimonio. E nel piano bar è successo anche questo. Chiederò di dirmi sì, e sarà un giorno un po' speciale, e quando te lo chiederò sarà più bello di Natale, e fuggiremo sulla Spider verso mondi da scoprire.
speciale. E quando te lo chiederò, sarà più bello di Natale. Grazie, dedicato a tutti quelli che questa sera non hanno avuto il coraggio di venire qui a prendere il microfono e dire se ti mi voleva sposare. Mi vuoi sposare? C'è qualcuno che ha cambiato idea? E il cagnolino ha cambiato idea. Allora, la signora voleva una canzone del grande Lucio, che è un amico che io, con il quale ho lavorato, ho condiviso dei momenti belli e dei momenti brutti. Oltre ad essere un grande artista, ma lo conoscete tutti, per cui non c'è bisogno, posso asserire con cognizione di causa che Lucio era un grande uomo, umano, disponibile, altruista, e quindi merita, oltre che al nostro applauso, un piccolo omaggio.
della clac. Grazie mille, grazie davvero. Madonna. Ma sei la signora? E c'è un altro autore però che si è, di cui abbiamo abusato nel mondo del piano bar, un autore che della scuola genovese, un autore che bravo, sicuramente geniale nelle sue canzoni. E questo brano non vi dico qual è, ma tanto lo conoscete, per cui lo facciamo, vediamo, dai, lo facciamo senza dirvi nulla. Invidio questa capacità di fare questo freestyle, la capacità di riuscire a inventare parole, a raccontarle con una velocità infinita, ma ho fatto caso, vengo vicino perché vi vedo meglio, non so se avete fatto caso, la maggior parte di rapper quando cantano, a parte questa capacità di eloquio, di retorica, di oratoria incredibile, parlano di sfighe, di sfortune, sono tutti sfortunati, per amor di Dio, magari è anche vero, non discuto, però hanno avuto problemi di adolescenza, di infanzia, di maturità, genitori, gli amici incompresi. Allora io, per amor di Dio, ascolto, li ho ascoltati con attenzione, non si può farne meno. Nell'ultimo Festival di Sanremo ne avete visti tanti, ce ne sono tanti, anche in quelli precedenti. Le radio sono piene di rapper e di trapper, tranquilli, io non faccio rap. Non sono capace. Allora però cosa ho fatto? Ho detto, senti, ma perché non provo a fare una canzone che invece di parlare di sfortune, di momenti difficili di vita, di sfighe, di tutto quello che ci va dietro, io in realtà sono nato in una famiglia felice. Quindi ho detto, perché no? Proviamo di ribaltare un attimo il paradigma del rap. Ed è venuta fuori questa piccola storia, che in realtà ha un finale un po' amaro, ma
è un momento di vita vissuta. Non so, è capitato a tutti, immagino, di avere un amico caro quando sei adolescente, che poi nella vita si perde, no? Siamo pieni di impegni, siamo pieni di momenti che quando li abbiamo ci sembrano pesanti. Ah, non vedo l'ora di andare in pensione, così me la godo. Però poi quando arrivi alla pensione, non siamo ancora in pensione, però quando arrivi alla pensione poi, o quando cambi, o quando hai la possibilità di liberarti di questi fardelli, ti mancano. E ti manca obiettivamente tutto questo ritmo. La signora dice Allora cosa succede? Al di là di questa piccola storia, io avevo un amico d'infanzia, un amico quello vero, quello a cui racconti le tue sofferenze, racconti il primo e l'ultimo amore, quello a cui racconti quei piccoli segreti che pensi che soltanto lui possa capire, possa comprenderti, no? Ce l'abbiamo avuto tutti, giusto? Bene, io l'ho perso di vista. A un certo punto della vita ci si lascia, ci si sposa, uno va da una parte, uno va dall'altra e quant'altro, e mi è capitato qualche anno fa di ritrovarlo. L'ho ritrovato, lui non voleva che io lo ritrovassi, non voleva farsi riconoscere. E non voleva farsi riconoscere perché ha fatto una scelta di vita diversa. Evidentemente non si sentiva bene nel corpo di uomo che aveva e ha pensato di trasformare il suo corpo in un corpo di donna. Ma si vergognava, non so di che cosa, ma capisco, si vergognava. Ho dovuto rincorrerlo, ho dovuto cercare di riconoscerlo dallo sguardo, perché gli occhi non mentono, no? Non dicono che gli occhi sono lo specchio dell'anima. È vero, gli occhi non mentono, per cui lo riconosci, l'ho riconosciuto, gli sono corso dietro, ci siamo abbracciati e ci siamo commossi entrambi, perché abbiamo ricordato lui un'infanzia dove probabilmente si sentiva a disagio nel corpo in cui era. E io ho ritrovato un amico, che oggi invece di chiamarsi Andrea si chiama Rita, ma non cambia niente, non cambia niente. Per me è sempre Andrea o è sempre Rita, non succede niente. E ho voluto scrivere questa piccola storia. Yeah.
mai ne senti il peso, ma quando spariscono ne senti il bisogno e fai di tutto per riconquistarli. Ti guardi in giro, ma l'amico di sempre non lo trovi più. Il tempo, il lavoro, la vita ci hanno allontanati. Io, preso da mille impegni che credevi importanti, e tu, vittima delle tue scelte che pensavi sbagliate. Di quell'orgoglio che non ti fa chiamare per paura o per vergogna, ma di che? Mangiano, tu suoni, cosa fai? Mangi prima. Allora ti metti al tavolo con i camerieri e mangi con loro. Poi però, a metà serata, dopo un po' che suoni, che cazzo ti viene fame, no? Allora, metti su un po' di musica, vai in cucina, ormai sei di casa, fai parte dell'arredamento, no? Vai in cucina e dici col cuoco, con chi c'è, ma qualcosina al volo, dai, intanto metto su così, fermo lo stomaco perché sai, mi è venuta fame. Poi torni, vai avanti, finisci di fare quello che devi fare, finito di suonare che ce ne vanno via tutti, è un uso, una prassi, una consuetudine quella di mangiare. Quindi ti metti con i proprietari del locale, perché prima hai mangiato con i camerieri, a metà ti sei azzardato ad andare da solo in cucina a chiedere, alla fine i proprietari del locale dicono ma dai, fermati con noi che mangiamo qualcosa. Quindi il problema è che mangi prima, durante e dopo. E questo vi garantisco che per la linea non è cosa buona e giusta. Allora, siccome siamo tutti, a parte Michele che, come vedete, lo spingono a mangiare, e Paolo, però io, il grande Stefano Bertonazzi, al pianoforte, alle tastiere, il nostro cubano, perché c'è un cubano, direttamente da Varadero, io ve lo presento, siamo gente di peso. E ci siamo accorti che abbiamo in comune una cosa, a parte che ci piace mangiare, quelle fuori discussione, abbiamo in comune una cosa che poi guardandomi in giro in questi giorni, comune in tanti, la taglia. La taglia. Tu guardi una persona e dici è una 54. E finché dice una 54, vabbè, no. Quando comincia a dire è una 62, ma ce n'è, eh? Oppure vedi una bella ragazza, c'è un bel ragazzo, vedi una bella ragazza e dici 40 o 42? Ma per me è una 44, eh no, ma veste stretto. Allora ho detto, ma senti, che cos'è che accomuna tutti noi?
cos'è che ci rende fratelli? Sapete cos'è che ci rende fratelli? La Tania. E a loro ho scritto un brano che si chiama Fratelli di Tania. Fratelli d'Italia, non ha niente a che fare con la politica, Noi siamo proprio dei Fratelli d'Italia, che fa così. Ti ho detto vestiti soltanto di nero, che il nero sai sfila. Se sei una donna meglio il costume intero e sembrerai una gran diva. E non dar retta a tutti quelli che dicono così non si può. Ci guardiamo la maglia col sorriso che abbaglia.
Siamo in tema di cibo e il mio profilo mi tradisce. Io non ce l'ho né coi vegetariani né coi vegani, sia chiaro, faccio una premessa fondamentale. Ma mi è capitato, ha ragione lui, mi è capitato di trovarmi in una riunione, o meglio, nel periodo della mia vita ho frequentato una ragazza che era vegana. Io non sapevo nemmeno cosa volesse dire vegano, ho imparato nel tempo. La prima volta che mi sono trovato in questa riunione vegana, a qualcuno di voi è capitato di partecipare a queste riunioni dove si parla, si presentano le motivazioni, si fanno dei seminari in cui si raccontano quali sono le caratteristiche, le peculiarità dei cibi vegani, quali sono i bilanciamenti da fare perché non ci siano carenze proteiche. Io che, come ho detto, il mio profilo mi tradisce, mi trovo con questa ragazza in questa riunione vegana e non mi nascondo che ho avuto un momento in cui ho pensato di scappare. È successo. Ma non perché mi trattassero male, perché in realtà io mi sentivo un alieno. Perché io che amo il brasato, amo l'arrosto. Non mi ha visto. E mi sentivo un po' fuori luogo, poi adesso sono in forma, Adesso, ok, una risata. Adesso sono in forma. Io sono un fratello d'Italia, Io. 54, abbondante. Però adesso sono in forma. E devo dire che quando ho frequentato la ragazza vegana, tanti anni fa, poi però mangiavo la sera quando facevo piano bar, Lei non veniva quasi mai. Mangiavo prima, durante e dopo. Ma come mai non cali mai? Io dicevo, non so. Io mangio, non calo. Metabolismo. Non ce la faccio. Metabolismo. Questo brano è dedicato a quel mondo, non vuole essere una polemica, i vegani non me ne vogliono, anzi, io li stimo, li apprezzo e li ammiro. Ma io amo il brasato, amo la carne, amo il maiale, amo l'agnello. Mi hanno portato a mangiare degli arrosticini, signore. Questa canzone si chiama Malgrado te. Con la band che va in sciopero, vedete? Amo il timbalo, la carne da spalla.
cerco, ma la porta dov'è? Mi sento come Rambo, poi fuggo ma inciampo. Qualcuno mi trattiene, ma cosa fai? Poi sento la tua mano, la presa di un alano. Vedrai col tofu impazzirai. Giuro, lo dico, lo scrivo e lo affermo. Odio il seitan in te. Malgrado te. Ormai non c'è più storia, una fine senza gloria. Sono prigioniero qui accanto a te. È morta la questione, è fuori discussione. Al latte meglio foglie di tè. Non posso reagire, mi sembra di morire. Qui sono tutti matti, io sto con te. La proteina vale solo se vegetale. Mi sembra di impazzire perché giuro la dico, la fermo, lo dico. Odio l'insetto nel tè. Amo il maiale, il branzino, il caviale, le uova, il formaggio gourmet. Così sono sicuro che mi porto avanti. Io vorrei farvi gli auguri di buon anno. Aspetta un attimo. Io vorrei farvi gli auguri di buon anno. Ve li faccio in anticipo così, anche perché temo che non ci rivedremo prima della fine dell'anno. Quindi io vi dico a tutti buon anno, buon Natale, buon anno. Anche perché avete fatto caso, no, che quando si arriva a Natale per le feste partono i messaggini, no? Che ormai sono già quelli già fatti, addirittura ci sono le faccine, come si chiamano? Gli emoticon, le faccine con già il cappellino di Natale, tanti auguri, fuori di fuochi d'artificio, ormai la gente non ti chiama neanche più, no? Sì, parenti più stretti, magari qualche amico, qualcuno ti chiama, sai, auguri, però normalmente partono questi messaggi a raffica e ormai siamo diventati figli della tecnologia, quindi. Allora io ho detto, visto che vado a Termoli, 10 di agosto, notte di San Lorenzo, mi dispiace che non vedete le stelle per ora, ma dopo le vedrete perché spegniamo le luci. Ho detto, facciamo gli auguri. E c'è una canzone che si chiama appunto Tanti auguri. In realtà vuole essere un augurio, adesso a parte le battute, gli auguri ve li faccio davvero perché non credo che ci rivedremo prima di Natale con la maggior parte di voi. Però è una canzone che vuole essere un augurio sincero, perché spesso si fanno gli auguri, ma in realtà di quello che succede agli altri non ce ne frega niente. Vi è mai capitato, no, di dire a qualcuno ciao, come va? Qual è la prima risposta che diamo? Sì, dai, bene. Ma l'altro che vi chiede come va è già avanti. Allora io una volta ho provato una persona, questo mi ha detto, ehi, ciao, come va? E io ho detto, ma davvero ti interessa? E lui mi ha detto, ah sì, anch'io, grazie. Era già andato. Ciao, come va? Ma davvero ti interessa? Ah, io bene, grazie. Incredibile. Provate, vi invito a farlo con tutto il cuore. Il primo che vi chiede come va, provate a chiedergli, ma davvero ti interessa? E andrà avanti. Perché non gliene frega niente di come state. Io invece, noi tutti, vi vogliamo fare un augurio di buon anno. Tanti auguri. Cerco, non c'è, inizia un altro giorno sempre uguale, ma dai, mi guardo nello specchio che non cambierà mai, mi guardo nello specchio, poi sorrido intanto sogno il caffè. Tanti auguri di cuore.
non parte, che cavo luce, insisto, si accende, poi vengo da te, ti suono campanello, tu mi chiedi chi è, mi sento un incompreso, intanto sogno un caffè, la vita è sempre uguale, sempre quella, meglio prendere un tè. Tanti auguri di cuore a chi cerca l'amore, che sia un anno sincero per chi cerca davvero l'avventura, la gioia, il successo, l'amore, la speranza di vivere un tempo migliore. Tanti auguri a chi sogna di essere là e invece si trova qua. Grazie! Certo che se questo concerto l'avessimo fatto attorno al 15 di dicembre, ci stava, però io mi sono messo avanti. Vabbè, il prossimo brano è un brano che io ho dedicato, lo dedico a tutti i papà del mondo e a tutti i genitori del mondo in realtà. Io questo mestiere l'ho cominciato a fare che ero veramente un ragazzino. E l'ho cominciato a fare perché ho avuto un genitore, un padre, che nonostante il lavoro impegnasse parecchio, mi caricava, mi portava a suonare in questi locali. Io credo anche che qualche volta si vergognasse anche, perché in realtà eravamo veramente, nella prima band eravamo in tre, facevamo 39 anni in tre. E quindi mi ricordo che secondo me ci applaudivano per compassione, cioè, non credo che ci applaudissero per capacità, perché io avevo 13 anni, il batterista ne aveva 14, non era lui, ne aveva 14 e il chitarrista ne aveva 12, quindi facevano 39, secondo me ci guardavano, cioè, poverini, dai, facciamogli un applauso, poi avevano 13 anni, 14 anni, e mio padre ha sempre avuto la costanza di venire, secondo me ogni tanto andava in bagno, ci vergognava, usciva. Però c'era sempre, e ho voluto dedicargli questa, ovviamente non c'è più, mio padre è morto qualche anno fa, però un uomo che ha dedicato la sua vita, come molti dei presenti, come molti genitori, dedicano la vita ai figli, poi la vita passa, il tempo va avanti. Ci si accorge che insomma, i figli sono grandi, magari i nipoti sono già grandi, e probabilmente si è soddisfatti di ciò che si è fatto. Io credo che lui lo fosse, gli ho dedicato questa canzone, dedicata a lui e ovviamente a mia madre, quindi a coloro che mi hanno consentito di fare questo mestiere. Due voci e due parole che restano nel cuore, ricordo quelle sere, tramonti di preghiere, il tempo che passava lento, il caldo dell'estate, e tu che mi dicevi andiamo, domani ricordo.
giocate. Di Vasco, che però l'ha cantata anche Fiorella Mannoia, in una versione che ci siamo un po' permessi di riarrangiare. Sally, yeah.
sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bello. Se ricammino per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Bene signori, noi vi chiedo un applauso per la band perché
vengono da tutte le parti d'Italia, felicemente convolati nel Molise per fare questo concerto che inizia un tour che porteremo in giro quest'inverno nei teatri. Il cantautorante, avete capito perché cantautorante? Questa musica di cantautore, io parlo, non so se sia un bene o se sia un male, però parlo. Ve li voglio ripresentare tutti, meritano un applauso. Michele Tavian, chitarra. Paolo Andriola al basso. Giovannina il Cubano, percussione. Carlo Pisano, batteria. Stefano Bertonazzi, tastiera. La preziosa Serena Minicuccia alla voce. Stefano Lumoni per voi. Con questo brano noi vi salutiamo, speriamo di avervi fatto passare un paio d'ore gradevoli. Questo è un brano di protesta, perché non ci può essere un cantautore che non faccia musica di protesta. E io protesto. Contro che cosa? Dici, contro protesto? Non lo so, però protesto. A priori, il cantautore nasce per protestare. Questa canzone si chiama Un mondo di numeri. Se ci pensate, siamo in un mondo di numeri, dove qualunque cosa facciamo è scandita dai numeri. Siamo legati ai numeri perché dobbiamo produrre per fare numeri. Siamo legati ai numeri perché siamo un numero quando andiamo alla ASL, dove andiamo, ovunque andiamo, noi siamo un numero, abbiamo un codice. Siamo legati ai numeri perché qualsiasi cosa muoviamo nella nostra vita, che sia un bancomat o che sia, sono dei numeri, sono solo numeri. E sembra che ormai la concezione attuale sia che se hai, sei. E io ho detto no, io non ci sto, non mi piace, io vorrei provare di essere, poi se ho, meglio, ma se non ho sono, comunque, a priori. Quindi con queste note, sulle note di questa canzone che si chiama Un mondo di numeri, la cantautorante band, Stefano Govoni e la cantautorante band vi salutano, vi augurano una buona notte di San Lorenzo, vi ringraziano per essere rimasti con noi fino adesso. Grazie. Ci sono i vincitori.
saluti dalla cantautorante band. Buonanotte, buonanotte di San Lorenzo. E vi aspetto sul nostro sito www.stefanogomoni.com o .it e su Spotify, dove potete scaricare queste canzoni. Grazie a tutti, buonanotte.